Ieri pomeriggio l'onorevole Fabio Granata è stato ospite a Ravenna, dove ha incontrato la cittadinanza presso la sede operativa di FLI, in via Candiano 6, per parlare di infiltrazioni mafiose nel territorio. Onorevole Granata a Ravenna per parlare del tema di infiltrazioni mafiose nel territorio, un tema fondamentale, soprattutto forse partendo anche dal discorso di legalità diffusa, avendo come riferimento i palazzi del potere. Ma il riferimento è generale, noi abbiamo fatto una scelta di campo molto precisa a Ravenna attraverso la volontà di correre con il nostro simbolo e di correre con due storie di due uomini che sono un esempio di trasparenza e un esempio di etica pubblica. È fondamentale in questa fase della vita politica nazionale essere molto attenti ai temi della legalità, al contrasto alla corruzione e purtroppo per il Nord Italia oramai, come Sciascia diceva, la linea della palma si è alzata e il tema delle infiltrazioni mafiose è un tema fortemente presente che caratterizza questi territori. Per fortuna di Ravenna e non sui livelli di altri centri della regione come Modena, come Reggio Emilia, ma certamente una presenza preoccupante che deve far percepire il problema come esistente da parte di tutti. Noi a livello nazionale abbiamo approvato un codice etico che sottoponiamo ai nostri candidati, tutti i candidati delle liste sia alla provincia che al comune di Future Libertà sottoscriveranno questo codice etico che va oltre la semplice mancanza di procedimenti o di precedenti penali. Parte dal presupposto che ad esempio chi per informative di polizia non vuole anche fare l'imprenditore non può candidarsi a rappresentare in un civico consesso la comunità. Detto questo, questa città e questa provincia devono rilanciare la loro profondissima identità culturale. Io credo che questa città e questa provincia non siano riuscite a valorizzare un patrimonio culturale ad esempio inestimabile, per il quale una particolare attenzione al turismo culturale, quindi al dato della cultura e delle infrastrutture, perché sono fortemente connesse e collegate, possono rappresentare un distinguo della nostra linea politica dopo anni di totale abbandono, tranne le nostre posizioni nei civici consessi, per ricordare e sottolineare questi aspetti, si è registrata una grande disattenzione sul tema. Non credo di dire una cosa non fondata dicendo che in proporzione al patrimonio culturale esistente e riconosciuto dalla World Heritage List dell'UNESCO, questa città e questa provincia sono fortemente sottovalutate perché non hanno avuto una promozione appunto adeguata di questa identità. Noi puntiamo molto su questo, sulla legalità, sulla trasparenza, sulla modernità e sull'innovazione. Perché abbiamo scelto di correre da soli? Perché abbiamo ritenuto di voler dare a soli 2 mesi dalla nascita del partito un fortissimo segnale di discontinuità attraverso le storie personali dei nostri 2 candidati, sia alla provincia che al comune, ma anche attraverso una lista composta principalmente da giovani, da donne e da persone che non sono mai state, come dire, compromesse con vecchi assetti di potere. E questo credo che sia un fatto significativo. Non sarà facile per noi perché siamo nati da appena 2 mesi, ma questo segno di coraggio, questa scelta identitaria di correre attraverso il nostro simbolo legata fortemente ai temi di cui ho parlato prima, a nostro avviso pagherà e soprattutto costruire le basi per il futuro, perché queste amministrative ovviamente sono una base per radicare fortemente il partito sia in provincia di Ravenna che nel capoluogo.